Col cioccolato oppure senza? Oggi vi insegno a fare una torta super speciale. Per prima cosa prendo 500 g di zucca, io qui sto usando la zucca Delica, e poi la vado a mettere su una teglia. La zucca è uno dei miei ortaggi preferiti, lo sai, Diana? Anche i miei di questa stagione, com'è possibile? Ovviamente io ho tolto la buccia, come potete vedere, e poi l'ho tagliata a pezzi. Adesso vado a infornarla nel forno statico preriscaldato a 200 gradi per circa 18-20 minuti. Una volta cotta la nostra zucca, vado a metterla in un frullatore. Che buon profumo, ragazzi! Io adoro la zucca, anche a voi piace? Ditemelo nei commenti, così magari faremo altre ricette con la zucca. E adesso comincio a frullare in modo da ottenere una bella purea. Diana, ma che cosa stai preparando per noi oggi? Beh, a me la zucca piace tantissimo nei dolci e quindi oggi preparo un buon dolce con la zucca. Ma quale? Però non è un dolce qualsiasi, attenzione, attenzione. E adesso vado a mettere la zucca frullata in una ciotola. Ora nella zucca vado a mettere della cannella. Possiamo anche abbondare perché è buonissima la cannella insieme alla zucca. Aggiungo anche un pizzico di noce moscata. Diana, io adoro i dolci speziati con la zucca, mi sanno tanto di Natale. A chi lo dici? A chi lo dici? Infatti senti che profumo. Infatti questo dolce secondo me è perfetto anche per le feste. Ora vado ad aggiungere 60 g di zucchero. Aggiungo anche 70 g di farina, io qui sto usando quella di grano saraceno, però voi potete usarne anche un'altra con cui vi trovate bene. Do una mescolata e poi gradualmente aggiungo anche 200 g di bevanda vegetale. Qui sto usando quella di soia, ma va benissimo anche quella di mandorle. Aggiungiamo gradualmente. Esatto. Nel frattempo mescoliamo bene, così facciamo amalgamare tutti gli ingredienti. Diana, te lo devo dire, secondo me questo completino addosso ti sta benissimo. Ah, ma dai. Sì, questa gonnellina sta bene con i tuoi capelli. Beh, sono molto autunnale anche io oggi. Sono proprio in sintonia con la ricetta. Ecco qui pronto il nostro composto. Guardate che bella consistenza. Cremosa, e adesso lo mettiamo da parte. Ora prendo un'altra ciotola nella quale vado a mettere 500 g di formaggio spalmabile vegetale. Questo è fatto in casa facilissimo. Ho utilizzato semplicemente un colino con un sacchetto a maglie fini per bevande vegetali e infatti guardate, c'è ancora il siero che ha rilasciato lo yogurt di soia, perché per fare questo formaggio spalmabile serve proprio lo yogurt di soia al naturale. E io ho utilizzato 4 vasetti da 250 grammi e abbiamo ottenuto questa meraviglia. Guardate quanto è cremoso, sembra proprio formaggio. Quindi per riassumere, Diana, noi abbiamo usato 4 vasetti da 250 grammi di yogurt di soia Bravissimo. e li abbiamo messi a colare tutta la notte in questo colino, Esatto. con il sacchetto ovviamente a maglie fini, Esatto. e ha rilasciato tutto il siero. Il giorno dopo troverete il siero e poi dall'altra parte troverete il formaggio Bravissimo, spalmabile. esatto. E quindi vado a mettere il mio formaggio spalmabile vegetale nella ciotola. Anche qui aggiungo 60 g di zucchero, poi aggiungo anche 70 g di farina, anche qui sto usando quella di grano saraceno, e infine 200 g di bevanda vegetale, anche qui sto usando quella di soia. Mescolo bene il tutto. Ecco qui la consistenza finale, perfetta. A questo punto prendo uno stampo per torte da 20 cm di diametro. Sul fondo io ho messo un foglio di carta da forno e invece intorno ho spennellato con dell'olio. E adesso vado a creare il mio dolce. Guardate qui, comincio con il composto di zucca. Quindi non ha una base questo dolce No, non ha praticamente. una base. Aggiungo un po' di composto qui al centro e poi prendo l'altro e prendo anche un cucchiaio e adesso aggiungo un po' del composto più chiaro di yogurt, ancora un pochino, e vado avanti così alternando i due strati. Wow. Verrà un bel contrasto, Diana. Vedrai alla fine che meraviglia.
Diana, ma dobbiamo capire come chiamare questa torta. Questa è una bella domanda, perché un nome non ce l'ha, quindi dobbiamo trovarlo o adesso oppure ce lo suggerite voi come al solito nei commenti. E ora sono pronta per infornare nel forno statico preriscaldato a 160 gradi per circa 50 minuti. Ma ragazzi, mentre aspettiamo, vi ricordo che se siete qui a guardare oggi il nostro video è solo grazie al vostro supporto, quindi continuate a supportarci lasciando un mi piace a questo video e condividetelo, mi raccomando, per noi è importantissimo, e grazie al vostro supporto noi continueremo ad essere qui ogni giorno a condividere con voi ricette buonissime. E vi aspettiamo anche su Instagram, siamo attivi anche lì, ci chiamiamo Diana e Alessio, mi raccomando, seguiteci. Andiamo a vedere cos'è venuto? Andiamo subito. 3, 2, 1. Wow, ragazzi! Guarda che interessante, è bella, vero? Bellissima! Allora, vediamo un attimo come si presenta all'interno. Prendo il coltello, sì. Leggermente bagnato, importante, perché così scivola meglio e la torta si taglia meglio. Vai, Diana! Tagliamo un bel pezzo, questo è mio, eh! Va bene, siamo tutti curiosi, Diana! 3, 2, 1, andiamo a vedere. Wow, guardate che bella, ragazzi, particolarissima. Anche di qua, guarda, di qua si vedono ancora meglio. Molto molto invitante, Diana. Che bella. Mi raccomando, ragazzi, voi fatela raffreddare completamente. Noi siamo un po' impazienti, quindi non è ancora fredda del tutto, però è comunque buonissima. Adesso tocco finale, cioccolato sciolto. No, vabbè, una goduria questa. Cioè, ditemi se questo non è il dolce perfetto per sempre. Le feste. Per sì, sempre, per tutti sempre, i giorni. Sì. Sei pronta, Diana? Prontissima. Vai. Ragazzi, ma quanto è golosa. Com'è, Diana? Ha un sapore che ipnotizza.